È successo esattamente quello che nessuno di noi si augurava. In un ambiente a dir poco emozionante, con 4.000 e più tifosi, in uno stadio che non vedeva così tanta affluenza ormai dai tempi della Serie B 10 e passa anni fa, la cosa peggiore era perdere la partita senza neanche riuscire a segnare un gol, giusto per avere quella possibilità di esultare e vedere un pochino un ambiente carico appunto per la realizzazione della squadra di casa. Un 1-0 che compromette forse irrimediabilmente la corsa per il quarto posto, visto che adesso siamo a meno 7 proprio dallo stesso Perugia, che grazie soprattutto ai due scontri diretti vinti è in vantaggio sia a livello di punti ma anche qualora dovessimo arrivare in parità. E quindi ora come ora la cosa più importante secondo me è difendere il quinto posto, che sarebbe tutto sommato la conferma di quello che hai fatto lo scorso anno, il che non è neanche una cosa così negativa. Cioè il Gubbio comunque nelle ultime stagioni ha un pochino fatto campionati discontinui, magari facevi bene un anno, l'anno dopo così così, a volte sei sprofondato, altre volte sei rimasto lì a galla per miracolo. Riuscire a confermarsi per 2 anni di fila al quinto posto secondo me sarebbe comunque un risultato positivo. È chiaro però che dopo aver perso un derby in casa in questo modo, con anche polemiche arbitrali annesse, non è mai bello e non è mai facile da raccontare. Premetto per me tutta una cosa: al netto di una vittoria del Perugia, secondo me tutto sommato immeritata per quello che hanno fatto le due squadre in campo, è altresì vero che il Gubbio stesso poteva fare qualcosina di più. Non è stata una partita spettacolare, non è stata bella come lo è stata ad esempio sugli spalti, ma al netto, come detto, di un risultato secondo me ingiusto, potevamo giocare un pochino meglio. Di occasioni vere e proprie da una parte e dall'altra ce ne sono state poche. Purtroppo l'unica che è terminata in rete è stato il colpo di testa di Paz dopo 8 minuti, che ha sbloccato il risultato e portato subito la partita sui binari biancorossi. Ci sono diverse cose che bisogna però analizzare, oltre alla semplice prestazione delle due squadre. Io ci metterei anche un po' le polemiche arbitrali. Come io dico spesso, parlare dell'arbitro non vuol dire nascondere i propri difetti, perché come detto il Gubbio poteva fare di più indipendentemente dalle scelte dell'arbitro. È altresì vero che la direzione di gara non è stata certamente impeccabile. Mi viene da dire che c'era almeno un rigore, non dico sacrosanto, ma molto molto dubbio. Per voler essere gentili, per non dire che è stato un furto, perché secondo me sarebbe un po' esagerato, un fallo di mano netto e un contrasto su Bernardotto che potevano effettivamente essere da calcio di rigore. In nessuno dei due casi però l'arbitro ha deciso di concederci il penalty, e non è la prima volta, visto che già l'ultima trasferta contro il Cesena è successa una cosa analoga, cioè un'occasione nitida in cui ci poteva essere un calcio di rigore, l'arbitro non lo ha dato, e ti ritrovi qui a fare il video dicendo cosa sarebbe successo se mi avessero dato quel calcio di rigore. E il problema è fondamentalmente uno: non avendotelo dato, tu purtroppo ti devi attaccare anche a quell'episodio, ne hai il diritto, perché se avessero dato il rigore e tu lo avessi sbagliato, la colpa era unicamente la tua, e non dandotelo, giustamente tu puoi sempre pensare, se me l'avessero dato e avessi segnato, mentalmente saremmo riusciti a rimontare, ci avrebbero segnato un altro gol. Non si può mai dire, perché ovviamente qualcuno può sparare sentenze e dire, tanto avremmo perso lo stesso, facendolo 1-1 ce ne avrebbero fatto un altro, magari qualcuno dirà, è pari, l'avremmo messa sul nostro binario, avremmo anche vinto. Purtroppo non si può sapere, finché l'arbitro decide di non fischiare vai avanti così, e io mi auguro che il VAR, che ormai c'è in Italia da 6 anni buoni, possa arrivare anche alle categorie come Serie C e in generale concludere l'aspetto dei professionisti, perché l'anno scorso c'è stato ai playoff di Serie C, pian piano deve arrivare anche alle partite normali, perché poi magari con il VAR l'arbitro comunque non te lo dà, però almeno c'è. Almeno sai che potendolo rivedere magari l'arbitro può cambiare decisione, e non è sempre facile, poi purtroppo succedono episodi di questo tipo. Come ho sottolineato però potevamo giocare meglio, potevamo tirare di più, potevamo essere un po' più solidi dietro e soprattutto un po' più pericolosi lì davanti. Abbiamo sbagliato diverse cose, sia noi che loro, perché comunque il Perugia, a parte il gol, ha avuto un'occasione, ma per il resto hanno pensato unicamente a gestire il risultato senza mai fare sforzi troppo importanti. Non credo ci siano stati grossi tiri né da una parte e né dall'altra, però purtroppo la loro tattica era un qualcosa che potevamo prevedere, perché spesso è successo che il Perugia ha segnato magari in partite complicate e poi
anche con poco se l'hai portata a casa. Questo possiamo dire che è un po' la caratteristica delle grandi squadre in generale, cioè il fatto di riuscire a fare tanto con poco. E quello purtroppo noi non è una nostra caratteristica principale, se così possiamo dire, perché comunque tutte le volte che il Gubbio ha vinto lo ha sempre fatto meritando, e poche volte hai vinto non meritando, e hai creato sempre tanto per riuscire a segnare forse meno di quello che avresti dovuto fare. Cioè, poche volte magari ho visto una squadra che con 4 tiri ha fatto 4 gol, per intenderci. Cioè, noi comunque dobbiamo creare tanto, e questo forse è uno dei difetti che ha questa squadra, il fatto di non riuscire ad essere in maniera realizzativa costante come una grande squadra dovrebbe essere. Per il resto, come vi ho detto, è una sconfitta che fa male, una sconfitta pesante, ma non dobbiamo certo disunirci. Adesso giorno dopo giorno dobbiamo cercare di risalire la china, riuscire a recuperare quei 0 punti che abbiamo fatto in queste 2 giornate, e quindi 6 che sono mancati, cercare di tenere a bada al Ponte d'Era tutte le squadre dietro, confermare il quinto posto e chi lo sa, magari sperare in qualche passo falso lì davanti, perché è vero che ora la distanza è più evidente, però basta anche fare un bel filotto di partite e che davanti magari si fermano, e poi tutto effettivamente può cambiare. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti che ne pensate, ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre comunque, forza Gubbio. Ciao ragazzi!